È consultabile sul bollettino ufficiale della Regione il bando per selezionare e formare i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. Il bando, cui può accedere chi aspira a far parte dell'elenco di tutori volontari che verrà istituito presso il Tribunale dei Minori, è stato presentato a Palazzo Lascaris nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte con il Presidente del Consiglio regionale del Comitato per i Diritti Umani, Mauro Laus, la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Rita Turino, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Piemonte e Valle d'Aosta, Anna Maria Baldelli. Una conferenza stampa, quella di oggi, molto importante, con il Tribunale dei Minori e con la Garante dell'Infanzia, conferenza stampa che traduce quanto previsto dalla norma del 2017, una norma che ci permette di istituire il registro dei tutori dei minori non accompagnati nel nostro Paese. È una norma di assoluta civiltà, io mi sono permesso di tradurla come una norma di cittadinanza attiva, perché questa sorta, diciamo, di tutoraggio è un tutoraggio a titolo gratuito. Ci sarà tutto un percorso per la formazione e l'iscrizione nel registro del Tribunale, quindi abbiamo la necessità di comunicare in pratica a tutti, con tutti i canali possibili e immaginabili, l'importanza della tutela di questi ragazzi e minori che si ritrovano da soli nel nostro territorio e hanno la necessità di essere avviati con dei percorsi di formazione e vedersi tradurre i loro diritti, e questo lo si può fare con chi dà una sorta di tutela che non è una tutela burocratica, ma è un volontariato, perché a titolo gratuito. Questo bando corrisponde a un'iniziativa importante prevista dalla legge 47, meglio conosciuta come legge Zampa, sull'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Legge che prevede all'articolo 11 l'intervento diretto dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza nella individuazione, selezione e formazione dei tutori volontari. Fino ad oggi nella nostra regione la tutela dei minori stranieri non accompagnati è stata deferita nella quasi totalità esclusivamente a amministrazioni pubbliche, in particolare a sindaci o loro delegati, oppure ai presidenti o ai direttori dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. Con questa legge si prevede questa nuova figura, quella del tutore volontario, uomini e donne di buona volontà che abbiano l'interesse di avvicinarsi a questa materia. Quello che ci si aspetta da questi volontari è una sorta di genitorialità sociale nei confronti di questi ragazzi, che i genitori nella stragrande maggioranza dei casi ce li hanno, ma molto lontani da loro, quindi non in grado di sostenerli nei processi, nei percorsi della vita, perché li aiutino a individuare e a tutelare i propri interessi, ma anche li aiutino a riconoscere i propri doveri. Direi quindi che tutti coloro che siano interessati possono ricercare il bando presso il sito del Consiglio della Regione Piemonte e della Valle d'Aosta, oppure presso il sito del Garante per l'Infanzia e per l'Adolescenza della Regione Piemonte. Sì, la legge che istituisce i tutori volontari è una grande opportunità per offrire un'accoglienza reale a queste persone che sono ragazzi, e che sono ragazzi come i nostri ragazzi, che sono nati qua o che sono arrivati anni fa qua con le loro famiglie. La differenza è che questi ragazzi non hanno una famiglia accanto, e quindi la nostra è una responsabilità ancora maggiore rispetto alla qualità dell'accoglienza, che non può essere un parcheggio, ma che deve essere uno sforzo tutti insieme per poter offrire loro quelle opportunità di crescita che ciascun ragazzo ha il diritto di avere per diventare adulto.